Momenti di paura nella zona di Castelletto a Genova per un ordigno posizionato di fronte al bancomat delle Poste in via Colombo. Alle ore 7:30 un passante ha notato una tanica piena di liquido infiammabile, probabilmente alcol, posizionata esattamente di fronte all'ufficio postale. Immediato l'intervento della polizia con 7 volanti che hanno prontamente chiuso la zona al traffico. Sul posto sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco accompagnati dalla polizia scientifica e dagli artificieri. Gli abitanti della zona sono stati fatti sgomberare dalle abitazioni attorno alla presunta bomba. I più anziani invece si sono barricati in casa con l'ordine di non uscire per nessun motivo. Intorno alle 9:30 gli artificieri, dopo aver parzialmente disattivato l'ordigno, hanno testato la pericolosità di quest'ultimo. Un conto alla rovescia, ma fortunatamente nessuna esplosione. La bomba è stata così disinnescata. Si trattava di una tanica di 5 litri contenente liquido infiammabile collegato a un sistema artigianale di innesco. Un paio di normalissime pile incollate al lato della tanica, congiunte al liquido attraverso dei fili e un timer. Dopo attimi di paura, anche per le automobili e i veicoli parcheggiati a pochi metri dall'ordigno, la situazione è tornata alla normalità. Anche l'ascensore MT è stato riaperto dopo essere rimasto bloccato preventivamente per un paio di ore. Sul posto ha indagato la polizia scientifica, che ha iniziato a fare chiarezza sulla situazione. Il timer della bomba era effettivamente impostato e l'ordigno artigianale è stato definito dagli inquirenti come potenzialmente molto pericoloso. Decisiva sarà l'analisi delle immagini della telecamera posta esattamente sopra il bancomat per rintracciare l'autore di questo folle gesto. Si pensa a una bravata, ma non si esclude la pista degli antagonisti, che da tempo ritengono Poste Italiane tra i responsabili del rimpatrio con i propri mezzi aerei dei migranti in arrivo in Italia.